Salve, ce ne sono Jack, ci Mega Knowledge, benvenuti in questo video di Horizon Zero Dawn. Allora, noi ci siamo fatti delle belle passeggiate qua in giro. Questa era la zona dove abbiamo combattuto contro il mostracchione bruttissimo, bruttone, grassone. Poi da qua abbiamo raggiunto questo punto dove abbiamo salvato la tizia che era stata... Anzi no, qua abbiamo salvato la tizia che era stata schiavizzata. Qua... Niente, ci sono delle costruzioni che... Forse ho ignorato. Vabbè, chi se ne frega. Poi dovevamo andare qui, ma io credevo di dover accedere dall'alto, quindi ho preso da questa parte, quando in realtà si accede da qua, da questa parte. Poi io comunque qua tutto me lo sono esplorato. Qua è dove ho fatto le battaglie infinite contro i milioni di nemici che spawnavano all'infinito. E poi alla fine, dopo che, tra virgolette, ho superato questo ostacolo, più o meno, mi sono spostato a nord, off screen, perché ero curioso ormai di arrivare qua sopra. Ci sono arrivato, non c'è nulla, almeno per ora. Qui abbiamo una delle sfide della caccia, magari poi ci vado. E adesso sono qua. Da qui mi ero mosso in questa direzione, perché volevo fare questa missione, solo che durante il percorso Aloy ha detto una cosa strana, ha detto forse potrei unirmi ad Erend, che è questo. Quindi credo che potrebbe essere che questa missione, rubare ricchi, si vada a combinare forse con la missione di Erend. Erend è il tizio grassoccio che ci prova sempre con Aloy e che l'ho trovato qua in giro che combatteva contro delle macchine. Quindi adesso noi andiamo da Erend e insomma continuiamo da lì. Continuiamo con Erend, con lui, e vediamo un po' dove ci porta la sua missione. Che stava andando forse a scoprire cose su chi ha ucciso sua sorella, perché ricordiamo, ricordo anzi, che sua sorella è stata accoppata, forse dai Kharg delle Ombre. Forza Erend, corri, se no ti salto sulla testa. E corre, corre. Vediamo Perché se riusciamo a essere venuta fin sorpassarlo. qui? Non lo so. Non ha alcun senso. È Obiettivo territorio dei Kharg persona. delle Ombre. No, hanno rotto la tregua non appena hanno messo piede nello spacco. La dimostrazione che la schivata ci permette di muoverci più rapidamente che correndo. Ci siamo quasi. Forza, maialone, corri. Sembra un porcello. Un cinghiale, l'uomo cinghiale lo chiamerò. Forza, Beh, no. qui che hanno teso l'imboscata. I nostri soldati hanno già perlustrato, ma forse il tuo bel manufatto Sembrano riesce a trovare segni qualche di indizio. trascinamento. Ti prego, devo trovare i bastardi Deve che essere l'hanno l'armatura fatto. dei Kharg delle Ombre. Ok, ho analizzato un po' di cose. C'è altro? Qui ci sono delle frecce. Queste macchie di sangue non sono quelle che si formerebbero attorno a un cadavere. Quindi ci parlo? Questo è il punto dove abbiamo. Continua a cercare. Lo apprezzo. Ma come? Ah, c'è ancora roba? Forse devo avvicinarmi. Qualcuno ha trascinato un corpo. Vedi qualcosa? Questa macchia forma una linea, come se il sangue fosse colato da qualcosa. Un carro. Visto? Segni di carro. Penso che qualcuno abbia spostato i corpi qui e poi li abbia sparpagliati. Segni di carro, no di ruota di Aspetta, carro. stai dicendo che i morti trovati qui sono stati uccisi altrove? Perché i Kharg farebbero una cosa simile? A questo punto non do più per scontato che siano i Kharg delle Ombre i responsabili. Sì, che sono stati loro. Bene, seguiamo queste tracce e scopriamolo. Andiamo, uomo cinghiale. No, ah sì, malradice va bene. La malradice va bene perché ho buttato tutte le altre, come si chiamano, tutte le altre piante, perché non ce la faccio più, ogni volta mi si riempiono le risorse, tranne la malradice, che dà resistenza alla corruzione. Credo che potrebbe servirmi più avanti. Non si C'era sa un mai quando sorcio. potrebbe servire. Un sorcio. Maledizione, volevo evidenziarlo.
Ok, ce l'ho fatta. Bastardo. Ok. Ok, mi serve roba di ratto. Anzi, vediamo se ho trovato proprio la cosa giusta. Ma sti procioni? Io non ho mai visto un procione. Dannati procioni. L'osso di ratto mi serve. Pelle di procione. Cazzo. E le ossa di pesce. Vediamo se c'è un qualche pescione qua in mezzo. Sì, ci sono. Ci sono. Merda. Almeno è un buon esercizio. Salta, Aloy! Non ti buggare nelle rocce. Sì, vattene tanto. Altro pesce. No, è un coniglio. Un coniglio nuotatore. Vabbè, va, basta, lasciamo stare. Andiamo avanti. Ma andiamo avanti dove? Ah, ci sono le macchie qua. Cioè, io stavo camminando senza aver evidenziato qua le macchie. Come sempre, scorci magnifici. Ma tranquilli, non mi fermo a fare foto. Ci fermiamo a fare un salvataggio. Diamo un'occhiata alla mappa. Ok, c'è anche un recipiente antico qua. Wow. Ok. Da lontano l'acqua sembra molto più viva. Tranne nelle zone dell'ombra. C'è della nebbia, che era completamente piatta. Capisco perché volete guardare. Ma perché fingere un'imbottita? C'è dell'altro dietro. E presto lo scopriremo. Alla fine, segni di carro non è sbagliato. È come noi che diciamo segni di fu no, diciamo sempre segni di ruota. Forse è passato un furgone, no, segni di furgone. Ok, qua una fotina potrebbe starci, ma domanda. Esatto, rimangono questi segnali di merda a terra, quindi non si possono fare foto. Ok, però. Col cactus davanti? Peccato che non possa abbassare. No, peccato che non possa abbassare di più. Bella. Così. Allarghiamo un po' il campo visivo. Ok, una fotina semplice. Qua dovrebbe esserci la tazza. Esatto. È roba che mi riempie. Ecco, fanculo. Vabbè che sono agli antichi, non valgono nulla. Sono importanti queste. Wow, bella costruzione e belle texture in schifo definizione. Ero andato là sopra, però alla fine non ci sono stato qua con Erend. Magari ci dirigeremo lì dopo. Questa è la parabola che avevo visto da lontano. C'è la schermata che tende a spostarsi in automatico verso sinistra, ma a me non mi interessa, voglio esplorare. Volpe. Mi serviva qualcosa di volpe? Poverina, è buggata qua. Non ho spazio per spazzatura random. Solite macchine morte in giro.
faccio scorta. Volevo andare un po' in giro perché questo è un punto abbastanza alto. Credo ne possa valere la pena di guardarsi un po' intorno. Di guaratuono. Ok, va bene, basta. Qua ci scappa la fotina per forza, cioè... dai. Dai. È impossibile non farla. Peccato che non posso ingrandire troppo il campo visivo. Allora la facciamo scomparire. Ecco. Era meglio più indietro che c'era... Il sole è più alto, ma noi... Siamo... A mu... No, 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 era meglio a destra, era meglio a destra. Si vede pure il collo lungo sulla destra. Ok, basta, andiamo avanti. Mi servirà presto. Ma... Qua spawnano le volpi e si buggano. Qualcosa di raro. Pelle di volpe, che non posso prendere! Vediamo se serve la pelle di volpe. Da qualche parte. No, osso di pesce. Rogione di merda. Osso di ratto, pelle di pesce. Pelle di volpe. Pelle di volpe, ci serve. Quindi, andiamo nel menu di merda delle risorse. Ma perché, perché posso portare così poche cose? Dannazione. Pezzo di carne piccola. Ok, raccogliamo la pelle di volpe, creiamo, ecco qua, ah, ok, la carne se ne può stare lì a terra. Nel frattempo Erend si chiede che diavolo stiamo facendo, ma il collo lungo si muove? Sì, si muove, si muove. È bello che le creature giganti si vedano anche da lontano. Lo sapevo. Ma... Questi sono gli Oseram. Questi non sono Cargia delle Ombre. Sono della mia tribù, gli Oseram. Bestia. È così che di solito si saluta la tua gente. Allora, al ciccione lo togliamo. È figa questa immagine perché c'è pure il tizio che si sta lanciando dalla corda. Perdonatemi. Resistete, sto per scattare lo screenshot. Screenshot di merda. Quante energie che mi hanno tolto. Oh, oh, cazzo. Ehi. Pensavo l'avrei ucciso. No. Maledizione. Ho premuto quadrato per abbassarmi. Perché pensavo che lui si fosse alzata. E invece Aloy era abbassata. Ho premuto quadrato e mi sono alzato e mi hanno visto. Ah, voglio saltare e uccidere tutti. Ecco, così ti impari.
controlliamo. Abbassiamoci, muoviamoci. Dovrebbero perdermi. Dai, Eloy, spara un'altra freccia, dai. Ok. Altro ralenti. Maffanculo. Ma sei proprio... Ehi! Che cazzo? Oh, ma sono degli... stronzi bastardi Oseram. Che cos'è? Sta chiamando le macchine. Tieniti pronto. No, ma come sta chiamando? Vaffanculo. Mi ero curato da poco. Ma che cos'è questo? Ah, un secondo ombre. Colpo silenzioso. Posso cavarla. Dannati secodonti elettrici. Rolla. Madonna, per quanto. Allora. Vabbè, è quasi morto in realtà. No! Che ca... Allora. Maledetto, vero, fa il secondo attacco. Mi stai fermo. C'è una macchina in alto? Allora, ok, distruggiamo. No, cazzo! Ho schivato troppo presto. È proprio nel punto sbagliato. Maledizione, sono stato distratto che c'era un segnale in alto, perché credo fosse dovuto al fatto che il terreno era in pendenza. Sta chiamando le macchine. Il terreno era in pendenza. E quindi il segnale mi è comparso sbagliato, mi è comparso in alto, invece il nemico era dietro di me. Madonna. Oh, sti impari. Ma allora quanti erano? Due o tre? Poi è arrivato il terzo. Ma siccome c'è questo sistema strano, potrebbe essere che ora ne compaiono solo due per aiutarmi. Ehi! Ti disintegro. Oseram, non Cargia delle Ombre. Pare che mi sia sbagliato su tutto, come al solito. Potrebbe essere che sua sorella è viva. Forse l'hanno catturata. Ti prego, usa ancora la tua seconda vista. Devo sapere cos'è successo realmente. D'accordo. Comunque, ed ho un bel po' che ho 6 punti, ora siamo arrivati a 7, non che cambi qualcosa, perché questa è un'abilità proprio penosa, visto che basta saltare se proprio uno vuole sparare, non c'è, non serve a niente, tranne che le frecce lanciate così siano più potenti. L'override, non mi piace. Mi piace combatterle le macchine, non soprattutto perché non si prendono punti esperienza, quindi a che serve? Reazione, questa è interessante, ma non è proprio il massimo combattere così.
È però interessante, però potrebbe essere interessante come abilità. Ma magari la sfrutterò alla fine. Doppio colpo e triplo colpo è una cosa buona con l'arco di precisione, perché uno si mette da lontano, punta una parte debole, spara tre frecce in un colpo solo da lontano e massacra proprio i nemici molto rapidamente. Ma queste qui, a mio parere, sono più importanti, anche queste. Triplica la durata massima di concentrazione, ricarica più veloce mentre usi concentrazione. Queste sono anche ottime abilità. Ma mettiamo prima queste. Con queste posso killare pure i nemici più potenti, quindi combattere meglio da stealth, diciamo. Ok, poi devo fare una cosa, perché ho notato dalla schermata. Che gli effetti sonori si sentono troppo forte. Quindi li abbassiamo. Li ho abbassati? Sì. Ok. Perché ho qua il mio PC e vedo in tempo reale i suoni, se sono forti, se sono bassi, tante robe. Con l'Elgato Game Capture 60 HD, che mi dà tante informazioni. Ah, ho preso i suonagli. Ma tizio, ah vero, devo cercare degli indizi. Qua c'è il carretto, ma non serve. Quanto sangue. Cosa sono quelle strisce di cuore? Quelle rocce sono distrutte. Sembrano armi dell'avanguardia. Non sono sporche di sangue. Gli uomini di Ersa non si sono difesi. Qualcosa ha colpito le rocce. Qualcosa di mai visto prima. Ok, qualche super macchinone gigante. Aspetta, roba. Cinghie di amore, tagliate con un pugnale e un sasso ricoperto di sangue. Esamina le macchie di sangue. Questa non gli piace, macchie di sangue. Molta gente è morta qui. È stato un massacro. E forse qualcuno si è liberato a differenza di altri? Oh, io spammo Y e triangolo Y. Questo già l'avevo visto, che devo. Cos'altro devo vedere? Ah, forse lì c'è qualcosa. O forse c'è un oggetto. Pare si possa installare qualcosa su quest'affare. Qui, vicino al treppiede. Una batteria usata. Ho ispezionato un treppiede. Io ero venuto per questa cassa praticamente. Mi sa che c'è un bug. Oh, perché compare tipo doppia qua la griglia intorno a noi? Boh, forse perché eravamo al buio. Questo è l'elmo di Ersa. Credevo fosse morta qua sotto, ma mi sbaglierò. Questo inganno. Perché? Sembra che vogliano torturarmi. Ho una teoria, ma ci vuole un po' di immaginazione. Ora le tue teorie sono meglio dei fatti di altre persone. Le teorie. Ok. Credo che gli Oseram abbiano assalito Ersa e i suoi con una nuova arma. L'hanno montata su quel treppiede laggiù. È in grado di sparare onde di forza, forse soniche. Sembra che abbia crepato la pietra. Penso che paralizzi la gente invece di ucciderla. L'avanguardia è caduta qui. Immagina Niente le sangue sulle armi. pietre, ma paralizza Scusami. la gente, Perché fortunatamente. paralizzarli se poi li hanno spostati e sbudellati? Cercavano di nascondere qualcosa. Guarda, un sasso insanguinato. Cavolo.
hanno usato per spaccare la faccia a Ersa. O di qualcun altro. Queste cinghie di cuoio sono state tagliate, come se gli avessero tolto l'armatura. È impossibile. Il suo corpo è esposto a Meridiana, io l'ho visto. Hai detto che era irriconoscibile. Forse hanno scambiato il corpo nell'armatura con qualcuno della sua stazza. Ed era così mutilato che poteva essere chiunque. Perfino Ersa. Torna a Meridiana. Dà un'altra occhiata al corpo. Se è davvero Ersa, allora mi sbaglio. Ma se ho ragione. Mia sorella potrebbe essere viva. Vado subito. Ci vediamo lì non appena puoi. Aloy, mi hai stupito. Mi hai stupito. Non mi aspettavo di vedere una Aloy così risoluta, che dà tanta speranza a una persona. Di solito è abbastanza stronza, però... Me lo tengo per il cammino. Dobbiamo conoscerla meglio, in realtà. Bisogna vedere stronza con chi. E va bene, ragazzi, questo video è durato pochino, lo so, ma lo chiudo qua. Lo chiudo qua e ci vediamo nel prossimo, nel quale a questo punto andiamo avanti con la missione, sempre con le missioni principali. Nel frattempo io eventualmente passo un po' di tempo qui in giro, vediamo un po'. Solida Gaming & Knowledge.